Lunedì 19 aprile verrà ricordata come la data delle manifestazioni in tutta Italia. Basta con le chiusure, le attività sono allo sfinimento. Le zone rosse sono un flop, perché chiudono solo alcune attività, tutto il resto è aperto, comprese le scuole fino alla prima media, quindi comunque la gente ha mille motivi per stare in giro. Gli ambulanti, guidati da Domenico Danisi, presidente CIDEC, Enna, Caltanissetta e Agrigento, manifestano a Palermo. Insieme a loro i fieristi, guidati da Filippo Accetta. E tutte le altre partite IVA, compresi i ristoratori di TNI Italia. Sentiamo cosa sta accadendo a Palermo. Allora, siamo oggi molto amareggiati, perché dopo che avevamo fatto un accordo con la Digos di Caltanissetta di Palermo, che ci faceva ricevere da una delegazione dal presidente Musumeci, dopo tanti sacrifici, una manifestazione grossa con tutte queste persone che si sono spostate dalla Sicilia, alla fine ci hanno ricevuto, ma abbiamo trovato la sorpresa di aver trovato il capo di gabinetto. Niente da togliere a questo signore, però noi dovevamo parlare per i nostri problemi col presidente Musumeci. A quel punto noi sappiamo che, dopo la mia esperienza di tutte le manifestazioni e tutte le volte che ci ricevono dei politici, giustamente non sapendo cosa dire, ci dicono sempre le stesse cose: avete ragione, sì, se lo sappiamo, sì così, sì colà, ma alla fine è tutto un bla 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 di politica. Perciò noi a questo punto ora siamo proprio amareggiati, stiamo rientrando stanchi, ognuno nelle nostre province. Però ora ci stiamo riorganizzando, che questa volta la categoria finirà di essere una categoria molto educata, molto concorde con i politici o anche con le forze dell'ordine, perché ci siamo veramente stancati. Ora a questo punto, che la manifestazione stamattina che hanno fatto i nostri colleghi a Catania, che hanno bloccato l'autostrada, in confronto gli deve sembrare una carenza, perché il tempo che noi ci riorganizziamo, e questa volta veramente ci faremo sentire, ma di brutta, gli blocchiamo veramente i punti cruciali della Sicilia. Con questo voglio concludere per dire a tutti che si sono comportati come l'ennesima volta politici da politici, non hanno considerato tutti questi padri di famiglia ad avere il rispetto almeno di farci parlare dopo che aveva fissato un appuntamento il presidente Musumeci, ripeto, e con questo concludo. E aspettatevi ora la guerra. Grazie e arrivederci. Noi dobbiamo far credere a tutti che non siamo delinquenti, noi siamo padri di famiglia, noi ci operiamo per i diritti dei nostri figli, e non ci saranno né vincitori, non ci saranno né medaglie e neanche coppe. Oggi vinceranno i padri di famiglia. Quindi manifestazione a Palermo, ma anche a Catania. Gli ambulanti catanesi hanno bloccato la A18 Messina-Catania. L'hanno bloccata a intermittenza con i furgoni, come potete notare dalle immagini. All'inizio hanno bloccato la tangenziale, poi hanno ripreso a fare circolare, poi l'hanno bloccata nuovamente. Basta, dobbiamo lavorare, o tutti aperti o tutti chiusi. Questo è lo slogan che accomuna tutte le manifestazioni che si stanno svolgendo oggi. Incolonnati, siamo tantissimi, oltre 300 furgoni, Caltanissetta è presente. Siena, stiamo affondando. Ciao, che dopo ci voleva mettere i bannieri. Continua la protesta degli ambulanti.
Ecco, è partita già la protesta. Ok.